Benvenuti nipotini in questo nuovo video di zio Master Mega Dice. Oggi siamo qui in un nuovo video riguardante la Master Spaccaculo su Rocket League. Ragazzi, guardiamo un attimo la classifica. Master Spaccaculo al primo posto con 15 punti, Ciclones con 12 punti al secondo posto, i Bombers a seguire con 10 punti al terzo posto, i Pioness a 9 punti. Ragazzi, come potete vedere c'è un big match, ovvero Bombers contro Ciclones. Se i Bombers riuscissero a fermare Ciclones ci darebbero un po' di vantaggio e quindi potremmo accumulare un punto in più, così ci distacchiamo ancora di più con i Ciclones. Intanto noi cominciamo la nostra partita contro i Mammuts. Abbiamo già vinto contro i Mammuts, quindi Manfield tempestoso. Non dovrebbe essere difficile questa partita, però non si sa. Ancora Michael, pallone incredibile, Caveman non riesce a deviare sulla traversa, manda dentro facendo un auto goal, 1-0 per la Master Spaccaculo. Sundown, Sticks, Master Michael dice allontana. Poi c'è il cross in mezzo per i compagni, nessuno ci arriva perché Fomer blocca la palla. Sticks, attenzione, Master Mago 10 fa una stupidata, però riesce a parare, riesce a deviare Fomer. Attenzione, Master Mago 10, il tiro di Master Mago 10, mamma mia signori, che gol su deviazione di Caveman. Attenzione, riguardiamo qui Master Mago 10, il tiro potente, Caveman devia non volendo, però la manda dentro, 2-0 per la Master Spaccaculo. Palla al centro dell'area, Sundown mette dentro, 3-0, dominio della Master Spaccaculo sui Mammuts. Guardate qui, la palla attraversa il portiere e Sundown mette a segno, 3-0. Fomer, Chipper, palla, tornare indietro, Sundown, attenzione, in mezzo, colpo aereo, ma niente da fare, Chipper, Sundown, Wolfman in mezzo, sforbiciata, ma nulla signori, non riesce a mettere dentro. Fomer, Chipper, attenzione, manca veramente poco. Wolfman la mette in area, però dai Wolfman, cioè che facciamo? E io non lo so, ha proprio fatto un assist agli avversari a 2 secondi dalla fine. Vabbè, oramai la partita è vinta, però cioè, ma se me lo dici, vabbè, è finita così. Vincitori la Master Spaccaculo, 2 gol di Michael, 1 gol di Sundown, un assist di Chipper. Poi vabbè, Sundown, Wolfman avrebbe fatto un assist perché l'ha passata proprio ai suoi avversari, quindi dovrebbe meritare un assist, però vabbè, andiamo avanti, vediamo. Hanno vinto i Ciclones, quindi i Bombers non sono riusciti a fermare i Ciclones, pertanto i Pioness hanno vinto contro i Dragons e adesso c'è la sfida tra Bombers e Pioness. Chi riuscirà ad arrivare al terzo posto e a confermare la posizione? Non lo sapremo, perché i Bombers giocheranno contro la Master Spaccaculo, mentre i Pioness giocheranno contro i Mammuts. Andiamo subito alla prossima partita. Sundown, il tiro di Master Michael 10, palla vagante per Sundown, ne approfitta Master Michael 10, la mette quasi sotto la traversa, quindi era abbastanza imparabile. 1-0 per la Master Spaccaculo. Attenzione, Myrtle, che tiro, c'è stata anche la deviazione di Wolfman.
C'è stata anche la deviazione di Wolfman. Qui Massa Mega 10 non ha potuto fare nulla. Beh. 1-1. Zio Casper. Sundown! Incredibile! Signori, scavalca tutti! La mette dentro, guardate qui, scavalca tutti di prepotenza, signori! 2-1 per la Massa spacca gol. Che gol! Brutta battuta, bruttissima! Vabbè. Bruttissima battuta della Massa Spaccagul. Nulla da fare, Myrtle, Casper, Wolfman ancora, possesso palla di Wolfman, Myrtle si trovava sul pallone però non è riuscito a parare. Grandissimo Wolfman qui, guardate. Abbastanza angolato il tiro, Myrtle è andato vicinissimo al pallone però non è riuscito a pararlo. 3-2 dalla Massa Spaccagul. Poi Sundown, pallonetto, signori, Sundown, pallonetto, Samara gli nega il gol, Samara. Però non è finita, attenzione, Chipper, cross, ma non c'è nessuno in area. Sundown, Chipper, Samara, signori, cercano di tirare da qualsiasi posizione, anche perché il tempo sta per scadere. Ancora Chipper, tiro di Massa Mega 10, palo pieno. Attenzione, Massa Mega 10 si prepara. Il tiro! Mamma mia! Il tiro di Massa Mega 10 da lontano, dalla distanza, sotto, o meglio, quasi sotto alla traversa. Attenzione, Chipper. Chipper. Mirto Samara. Autogol di Samara. Autogol di Samara. Non ha deviato proprio bene. Ha proprio tirato nella sua porta. Signori, Wolfman va avanti. Wolfman, ma sempre col 10, palo! Palo! Però l'azione non è ancora finita. Marley, Sundown, Casper. E ancora Sundown la tiene in gioco. Sundown la tiene in gioco. Il tiro di Massa Mega 10. La palla sta per cadere, la palla sta per cadere, Wolfman! Vabbè ragazzi, ci accontentiamo di un 5-2 abbastanza meritato peraltro. Ragazzi, la prossima partita contro i Pioners. Ricordiamoci che la scorsa partita contro i Pioners l'abbiamo persa. È stata una sconfitta amara. Ragazzi, quindi il video giunge al termine. Come sempre vi invito a lasciare un mi piace, commentare ed iscrivervi al canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.